Ciao ragazze, allora, oggi voglio presentarvi una nuova tipologia, una nuova rubrica che ho pensato di chiamare Up and Down, anzi prodotti Up and Down. Perché, boh, così, secondo me, come vi ho già detto, ad esempio riguardo agli smalti con la rubrica Testiamo uno smalto, secondo me la cosa più bella di YouTube è proprio riuscire a consigliarsi. I prodotti up and down del mese sono questi due qui. Allora, parto col prodotto up, che è questa cipria compatta pressata di Elf. Ve l'avevo mostrata nel video sui prodotti low cost per l'estate, che vi lascio il link nell'info box oppure da qualche parte qui, in modo che se volete dargli un'occhiata ce l'avete a disposizione. Questa cipria, eccola qui. Allora, devo farvela vedere, ma ho paura che ho trovato una luce bianca, ma a sto giro penso di essere veramente troppo bianca. Eccola qui, comunque. Adesso vabbè, io l'ho già usata abbastanza, quindi. E questa cipria qui l'ho presa appunto un mesetto fa e mi piace tantissimo perché comunque lascia, vabbè, a parte che la tonalità che è la light beige ed è il numero 1306 è la tonalità per me. Infatti, non so se notate, comunque. Adesso avete la luce, ma senza luce non vedete più niente, quindi torniamo con la luce. Comunque vi assicuro che è adatta al mio incarnato, soprattutto questo incarnato in cui è appunto il primo periodo in cui prendo il sole, quindi non sono più proprio bianca, 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 bianca. E mi piace molto, l'unica pecca a cui posso dire è che ce n'è pochina. Però l'ho pagata 1,70 euro e ho guardato oggi e sul sito Elf è ancora 1,70 euro. Quindi se per caso avete da fare degli acquisti sul sito Elf, io vi consiglio vivamente questa. E vi ricordo, si chiama la Clarifying Pressed Powder. E l'esempio, la mia tonalità era il 1306 Light Beige, ma ho visto che c'è anche la Light Rose che mi piacerebbe molto provare. Il prossimo ordine Elf che farò sicuramente proverò la Light Rose che è un pochino più colorata. Mi piace, io non uso fondotinta e quindi di conseguenza di solito metto la crema base viso e poi con una spugnetta, non quella che c'è qua che non ho qui in questo momento, però veramente è una spugnetta inutile quella che c'è qui, però con un'altra spugnetta da fondotinta, comunque una spugnetta make-up, tampono questa cipria e mi dà un effetto, diciamo un effetto fondotinta. Quindi lo consiglio veramente, la consiglio a tutti e adesso vi spiego anche un po' tutto quello che riguarda l'inci di questa cipria. Ecco la lista degli ingredienti di questo prodotto. Come potete vedere, ci sono gli ingredienti rossi, quindi dannosi per la salute, il paraffinum liquidum e il petrolatum, che sono dei petrolati, il ciclometicone, che è un silicone, e il propilparaben, che è un parabene e quindi di natura sintetica. Inoltre, non ve li ho segnati, ma ci sono anche dei coloranti. Segnati attraverso la nomenclatura CI seguita da una serie di numeri. Invece il prodotto Down è questo, è della linea Garnier Skin Naturals, il Garnier Pur, acido salicilico e zinco purificante, il gel detergente quotidiano. Allora, io ovviamente essendo un gel detergente lo uso mattino e sera, soprattutto al mattino, appunto per togliere il sebo creatosi durante la notte. In realtà cosa succede? Succede che già dalle prime applicazioni questo gel detergente mi irrita tantissimo la pelle. Allora io cosa faccio? Con un po' di acqua fresca mi do una passata al viso, poi faccio un push
Il prodotto che ne esce lo lavoro bene con le dita e poi lo passo dappertutto, soprattutto sulla zona T, che è la zona appunto in cui ho la pelle più lucida, più grassa. Faccio ovviamente un massaggio come ho sempre fatto con tantissimi altri detergenti e invece il risultato è qualcosa di spaventoso perché dopo poco divento rossa. E quindi mi si irrita tantissimo la pelle rimane secca, dove comunque io ho una pelle grassa, mista ce l'ho in altri punti del viso, ma grassa ce l'ho proprio sulla zona, soprattutto sulla fronte e sul naso, e invece mi rimane una pelle secca e squamosa, che è un risultato secondo me troppo esagerato, addirittura per un detergente. E quindi non lo promuovo assolutamente. Mi sono comprata un altro gel detergente adesso per l'estate, volevo qualcosa di delicato, ve ne parlerò perché mi sto trovando benissimo, però questo, vedete, addirittura ne ho usato veramente poco, giusto questa parte qui, perché lo uso poco, soprattutto quando lo uso magari le mattine che sono a casa, che se la pelle mi si arrossisce una cosa e l'altra, metto sopra una crema idratante e sono a casa, quindi anche se mi rimane la pelle lucida o della produzione di sebo, non è nulla di così spaventoso come potrebbe capitare se fossi in giro. Mi dispiace perché ne avevo sentito parlare bene. A parte qualche blog che invece aveva già riscontrato questo problema, non posso promuoverlo, anzi lo sconsiglio proprio vivamente a tutti, perché se addirittura fa un effetto così, a me che ho, una pelle già mista grassa, figurarsi chi ha magari delle pelli solo miste o delle pelli secche, anche con imperfezioni. Quindi questo è un prodotto assolutamente bocciato. Questo è l'elenco degli ingredienti del nostro prodotto. Come potete notare, non ci sono molti pallini rossi, qualcuno in più giallo, però ci sono anche molti ingredienti che hanno un doppio pallino verde, quindi assolutamente positivi. Quello che volevo farvi notare è il tetrasodium EDTA, che è conosciuto come acido etilendiamino tetracetico. Ed è un agente chelante ed è diffuso un po' in tutti i cosmetici. La cosa negativa è che è scarsamente biodegradabile, quindi soprattutto se sparso nell'ambiente, crea gravi danni. Bene ragazze, con questo ho concluso. Spero che questo tipo di rubrica vi possa piacere, questa tipologia di video vi sia utile e sia interessante. Fatemi sapere se vi interessa che ne faccia altri. Scrivete sotto, polliciate in su se vi sembra un'idea utile. Vi ringrazio. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto e a presto, un bacione. Ciao!